Antonio Folcarelli, Jacob Dorigoni. Che spettacolo! Ed è... Michele Bassani, che duello con Folcarelli, alla fine hai avuto la meglio te per pochissimi metri. Sì, oggi sono stato fortunato, ho avuto degli inconvenienti prima delle tavole, sono riuscito a prendere quei 5 metri che sono riuscito a portare fino all'arrivo. Il Giro d'Italia è cominciato male, oggi è arrivata la vittoria e sono molto contento. Quali sono i tuoi obiettivi per questa seconda parte di stagione del ciclocross e poi per il 2014? Ma quest'anno ho fatto la prima annata da biker, è andata molto bene, ho fatto un terzo posto al campionato italiano. Quest'anno nel ciclocross puntavo molto al Giro d'Italia, adesso vedo che ci sono ben poche possibilità, cercherò di far bene al campionato italiano e per il 2014 punteremo a qualche gara in mountain bike e perché no anche al campionato italiano. Allegra Maria Arzuppi! Che brava Allegra! Sarà stata sola! Che brava Allegra! Giro più veloce, 7.32. Sono molto contenta della gara che ho fatto oggi, sapevo che stavo bene anche negli allenamenti, non riuscivo bene a esprimermi nelle gare e oggi ho tirato fuori tutta la grinta che avevo e sono riuscita a fare una bella gara, e anche se il percorso non è che mi piace tanto, preferisco quelli con un po' di sali e scendi, ma va bene così. A gennaio c'è Orvieto, è un percorso con un po' di sali e scendi, cioè è il tuo sogno, è un tuo obiettivo, quali sono le tue speranze per le prossime gare? È il mio obiettivo ai campionati italiani, spero di fare meglio dell'anno scorso che ero arrivata terza, non so neanche ancora com'è il percorso, spero che sia adatto alle mie caratteristiche e aspettiamo, proviamo spero di prepararmi bene per questo giorno. L'applauso del pubblico! Mario Zaccaria! L'Atletico Wisp Monterotondo. We'll be right back.
Marco De Piazza, secondo qui a Rossano Veneto, davanti a Mario Zaccaria. Però oltre a Conca e Zaccaria ci sei anche te, stai andando veramente forte. Sì, in questo momento una buona condizione. Spero di tenerla nelle prossime gare per cercare anche un piazzamento nella generale. Si sta avvicinando tra due settimane il regionale a Treviolo, poi a gennaio gli italiani. Quali sono le tue speranze? Al Treviolo spero di far bene, anche se ho un avversario molto forte, Loris Conca. Però spero di far bene anche l'italiano. Siamo in tanti, forti, però spero di andare bene. Pianino. Ecco Nicola Fede, brava!